Tu non appartieni a chi ti ama, per la giornata della violenza contro la donna. Il primo uomo, diceva Rousseau, che avendo recinto un terreno, ebbe l'idea di proclamare questo è mio e trovò altri così ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti assassini, diceva Rousseau, quante miserie, quanti orrori avrebbe risparmiato al genere umano colui che strappando i pali o colmando il fosso avrebbe gridato ai suoi simili: guardatevi dall'ascoltare questo impostore, se dimenticherete che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, sarete perduti. Quando una donna tempo fa mi disse guardandomi negli occhi: tu sei mio, ebbi un brivido di piacere e di presagio, ma non mi sentii trattare come oggetto, terreno, fondo. Non mi sentii recintato. Ma quando provai a restituirle un giorno quelle parole d'amore, sussurrandola in un momento di intimità, tu sei mia, mi sentii subito a disagio, come se avesse parlato un altro in me, come se avessi forzato un sentimento, come se avessi comunicato un avvertimento, anche perché i suoi occhi si spalancarono per un attimo tra il compiaciuto e il preoccupato, l'ironico e l'allarmato. E io intuivo cosa mi stava dicendo, malgrado la felicità di essere amata così. Io tua, mi dicevano quegli occhi, e di nessun altro, neanche del mondo, neanche di me. Sarei tua e non mia, non mi apparterrei più, donandomi a te. Fu il pensiero reciproco di un lampo prima di fare l'amore. Il bambino dice mio, dal fascismo in poi. La Locatelli e la Galbani gli hanno dedicato anche un formaggino. E va tutto bene. Il bambino dice mio, della mamma, dei regali, della sorellina appena nata. Tutto sano, tutto molto sano. Ma poi col tempo il possessivo dovrebbe evolversi. Noi apparteniamo a chi ci ama. E una donna in particolare appartiene a chi la ama. Recalcati ha appena dichiarato in intervista che il peggio che possa capitare a un bambino, lo sappiamo, è che la mamma lo abbandoni. La mamma è sua e non può abbandonare il suo piccolo padrone innamorato. Se io mammifico la mia donna, però la mummifico, le permetto solo di amarmi, carezzarmi, abbracciarmi, non di abbandonarmi. Resto il suo piccolo padrone innamorato anche a 20, 40, 60 anni. Tu sei mia, non sei degli altri, non sei del mondo, non sei tua. Se la donna è mia, come il formaggino o come la mamma, e ne ho tutti i diritti di eterno figlio di mangiarli o di sequestrarli, la mia donna è nel recinto e non può scappare perché altrimenti inizia la caccia. E non per salvare l'amore, ma per salvare dalla follia il piccolo possidente carnefice, in frantumi e abbandonato.